senso nel 2024 avere un impianto fotovoltaico? Beh, in pratica è l'argomento che tutti ne stanno parlando in questo momento. E oggi andiamo proprio a parlare di questo. Non ti resta che metterti seduto, iscriverti al canale e partiamo. Intanto mi presento, sono Andrea Lanciotti, un tecnico consulente specializzato in autonomia energetica e ci occupiamo principalmente di installazioni di impianti fotovoltaici, pompe di calore e molto altro ancora. Come ho detto, oggi andiamo a parlare se nel 2024 ha senso avere un impianto fotovoltaico. Diciamo che la risposta è molto semplice perché ormai nel 2024 avere e poi con la nuova normativa delle case green avere un impianto fotovoltaico nel 2024 è, diciamo, quasi non dico necessario, ma se ne ha bisogno, anche perché il gas piano piano andrà a sparire, le caldaie andranno eliminate e quindi diciamo avremo tutto una casa green. Una casa green che significa casa green che hai l'impianto completamente elettrico, dai fornelli, pompe di calore, acqua calda, raffreddamento e molto molto altro ancora. Quindi un impianto fotovoltaico riesce soprattutto ad abbattere i costi della bolletta di casa, ma riesce anche a sostentare tutto il fabbisogno che l'abitazione deve avere. Perché si chiama anche autonomia energetica? Perché non è che io o il cliente deve andare a ridare l'energia al produttore, così si fa avere il rimborso, anche perché il rimborso diciamo che in questo periodo è abbastanza basso, ma è per avere un fabbisogno della casa. Quindi se noi abbiamo una macchina elettrica, se noi abbiamo una pompa di calore, se noi abbiamo dei condizionatori, se noi abbiamo anche i fornelli che vanno a induzione, avere un impianto fotovoltaico aiuta molto. Aiuta molto perché durante la giornata l'impianto produce e nello stesso tempo tutti gli apparecchi che stanno accesi in casa riescono a rimanere accesi attraverso l'impianto fotovoltaico. Quindi diciamo che è molto molto utile. Dopo ci sono vari casi, come ad esempio una coppia giovane che non c'è mai a casa e consuma veramente poco di bolletta energetica, allora vi posso dire sì, per il momento non ha senso, ma se si allarga la famiglia e tutto il resto, dopo l'impianto fotovoltaico ha senso. Già se si ha un'auto elettrica e si mette a caricare durante il giorno, l'impianto fotovoltaico vi può coprire l'intero consumo della corrente elettrica. Quindi queste sono cose articolate, ma si vede a seconda dei consumi, a seconda degli utilizzi e a seconda di molte altre cose. Principalmente si va a vedere sulla propria bolletta della corrente. È vero, in questi periodi diciamo che la bolletta della corrente si è molto abbassata, ma quello che è successo negli ultimi 2 anni con le bollette salatissime, che i prezzi andavano alle stelle, chi aveva un impianto fotovoltaico è stata proprio una manna dal cielo. Non hanno pagato quei costi esorbitanti e diciamo si sono parati. Quindi è giusto avere un impianto fotovoltaico. Dopo certo ci sono vari casi, ci sono i condomini che devi litigare per mettere l'impianto sopra il tetto o non riesci a farlo perché il vicino di casa non te lo vuole fare. Quelli sono altri problemi, ma con l'aiuto di professionisti si possono risolvere tante e tante cose e soprattutto si può trovare una via di mezzo per avere anche un piccolo impianto fotovoltaico che, essendo in un condominio, potresti non fare un impianto grande, ma un impianto intermedio che almeno ti risolve una parte dei tuoi consumi. Questo si vede attraverso, come vi ho detto, dei professionisti. Però nel 2024 adesso ha senso? Sì, secondo me ha senso, soprattutto per le famiglie, persone anziane che consumano veramente poco. Poi
ci sono vari e vari modi, perché alcuni consumano poco, altri ne consumano tanto, allora bisogna andare a vedere sulla bolletta, sui consumi e soprattutto sul costo dell'energia. Sul costo dell'energia, perché si può prima di tutto andare a vedere il costo dell'energia se è molto alto e quindi andare a ricontrattarlo. Ma seconda cosa, bisogna vedere anche i consumi. Perché se tu mi dici che consumi molto durante il giorno, io ti dico sì, fai subito l'impianto fotovoltaico e nel frattempo decidi se mettere le batterie sì o no. Poi quello è a discapito del cliente. E quindi si va a vedere prima di tutto la bolletta, i consumi e quello che si vuole fare subito dopo aver installato l'impianto fotovoltaico. Molta gente che fa l'impianto fotovoltaico di conseguenza leva il gas sia nella parte dei fornelli mettendo un piano induzione e sia nel riscaldamento e raffreddamento attraverso una pompa di calore. Ma queste sono altre cose che andremo a parlare in altri video. Quindi se ti è piaciuto questo video mi raccomando lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo in altri video per altri argomenti.